Benvenuti sul mio canale, io sono la Fata Tuttofare e in questo video tutorial vi propongo la realizzazione di questa maglia in cotone con manica 3/4. Intanto vi lascio subito all'occorrente. Il filato che ho scelto per questo progetto è Liggy, lo trovate sul sito della tessile, andate giù nel box informazioni, vi lascio come sempre i link diretti dei prodotti. Sulle cartine trovate alcune indicazioni utili per manutenzione e lavaggio, il colore che ho scelto è il colore crema, per quello che riguarda invece il gomitolo abbiamo un 100% cotone, 50 grammi, 125 metri. Per quanto riguarda l'uncinetto viene indicato 2,5-3, io andrò a lavorare questo progetto con l'uncinetto numero 3. Per creare il nostro progetto di oggi, quello che ci servirà intanto è avviare due pannelli. Io ho realizzato 1, 2, 3 e 4 fasce con due motivi alternati. Ho utilizzato questo punto che richiama lo stile paglia di Vienna e ho alternato con un punto che abbiamo utilizzato in vari progetti Odette. Quindi ho determinato larghezza e altezza del pannello in base alle mie misure. Vi do alcuni suggerimenti per l'adeguamento taglia. Per quello che riguarda la larghezza del pannello, che nel mio caso è di 47 cm, la larghezza che dovrete determinare per voi per qualsiasi taglia sarà data dalla misura della vostra circonferenza maggiore. Quindi se il seno è più grande dei fianchi prenderete la misura del seno, viceversa se il seno è più piccolo e sporgono di più i fianchi prenderete quella misura. In questo modo saprete quanti centimetri avviare per la larghezza. Ovviamente se non volete un capo aderente aggiungete 2-3 cm su ciascun pannello per avere maggiore comodità. Per quello che riguarda invece l'altezza è semplice da calcolare perché basterà con un centimetro misurarsi dalla spalla fino al punto in cui vogliamo che arrivi la nostra maglia. Per quello che mi riguarda quindi ho 50x47 e di pannelli come questi ne vanno realizzati due. Intanto prendiamo il filo e l'uncinetto numero 3 e andiamo a vedere come sviluppare questi due punti di lavorazione. Vi vado ad avviare un campione con pochi punti così da farvi vedere l'esecuzione dei due motivi. Il primo motivo è multiplo di 4, il secondo è multiplo di 6, ma poi vi faccio vedere come aggiustare il lavoro. Quindi nell'avviare il pannello io ho caricato sul pannello principale, quindi su quello effettivo, 112 catenelle più una per voltare, rispettando come detto il multiplo di 4. Ho caricato 24 maglie, come detto solo per mostrarvi il punto, e quindi aggiungo la catenella per voltare. Rientro nella maglia precedente, eseguo una maglia bassa sormontata da 2 catenelle, quindi riprendo il filo sull'uncinetto e per ogni catenella realizzata andiamo a fare una maglia alta, quindi avremo tante maglie alte quante sono le catenelle avviate. Completata la riga di ritorno, facciamo una catenella, voltiamo, rientriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa. Quindi rientriamo nell'asola più a sinistra, ripeschiamo il filo, la passiamo solo attraverso la prima asola e chiudiamo. In questo modo abbiamo realizzato una maglia alta piena. Faccio 2 catenelle. Riprendo il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base e vado nella maglia successiva. Lavoro una prima maglia e poi una seconda maglia alta nel punto seguente, realizzando questo quadretto.
Di nuovo 2 catenelle di separazione, salto 2 punti, entro nel terzo, lavoro una maglia alta, filo sull'uncinetto, punto successivo, di nuovo maglia alta. 2 catenelle, salto 1 e 2 maglie di base, quindi lavoro un punto alto in una maglia, un punto alto nell'altra, quindi solo in partenza, in chiusura, faremo una maglia alta, per il resto sarà un'alternanza di 2 punti alti e 2 catenelle. Ovviamente alle catenelle si fanno corrispondere 2 maglie di base saltate in modo da formare la quadrettatura. Quindi salto 2 punti e lavoro 2 maglie alte consecutive. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 punti e lavoro 2 maglie. Salto 2 punti dopo aver fatto le catenelle, come vedete di maglie ne abbiamo 3, saltiamo la prima, saltiamo la seconda e chiudiamo nell'ultima con una maglia alta, quindi ho una maglia in chiusura così come avevo una maglia in partenza. Per sviluppare il punto paglia di Vienna le righe da lavorare sono 2 e adesso facciamo la riga di ritorno. Andiamo sempre a fare la catenella, rientriamo alla base del punto, facciamo una maglia bassa, rientro nell'asola più a sinistra e lavoro una seconda maglia. Adesso cosa facciamo? Una catenella di separazione e sotto dove abbiamo le 2 catenelle basterà entrare e lavorare una maglia bassa. Quindi ripetere una catenella e lavorare le maglie alte sulle maglie alte. Quindi lavoro una maglia e lavoro la seconda maglia alta. Ripetiamo adesso. Catenella, punto basso lavorato nel quadretto e catenella. Di nuovo maglia alta sulla prima maglia alta sulla seconda maglia alta. Quindi continuiamo facendo catenella, punto basso, catenella, maglia alta, maglia alta. Catenella, maglia bassa, catenella. E di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. In questo modo dovremo procedere fino a completare tutta quanta la riga, quindi catenella, maglia bassa, catenella e le maglie alte sulle maglie alte. Le maglie alte sono una costante e verranno sempre lavorate l'una sull'altra, quindi se in una riga lavoriamo le 2 catenelle di separazione, nella successiva facciamo catenella, maglia bassa, catenella. In questo modo si forma il motivo. Quindi ho fatto la catenella, faccio la maglia bassa nello spazio delle 2 catenelle, ripeto la catenella e chiudo con una maglia alta sulla maglia alta sottostante. E abbiamo fatto la riga 2. Tutto quello che dobbiamo fare adesso è ripetere la riga numero 1 ed alternando la 1 e la 2 andremo ad eseguire tutta quanta la prima fascia. Quindi di nuovo facciamo la catenella, voltiamo il lavoro, rientriamo con un punto basso nella prima maglia, riprendiamo l'asola più a sinistra e ripetiamo di nuovo un punto basso. Nella riga numero 1, abbiamo lavorato un punto alto, 2 catenelle, adesso dobbiamo andare a cercare le maglie alte della riga sottostante e lavorare la maglia alta sulla prima maglia, la maglia alta sulla seconda. Di nuovo facciamo 2 catenelle e andiamo a lavorare le maglie alte sulle maglie alte. Quindi 2 catenelle, 2 maglie alte. Le maglie alte si distinguono bene, vedete, rispetto a catenella, punto basso e catenella, perché si sovrappongono creando una colonnina. Quindi fatte le 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto e poi nel secondo e di nuovo continuo con le 2 catenelle di separazione. Quindi alternando la riga numero 1 con la riga numero 2 si andrà a formare questo punto di lavorazione che simula l'effetto paglia di Vienna. Le righe da fare, l'altezza delle fasce, ovviamente dipenderà da quanto lunga farete la maglia. Per potervi regolare sull'altezza delle varie fasce, invece di improvvisare, possiamo fare un conteggio molto semplice. Nel momento in cui avete deciso l'altezza della maglia, fate diviso 4, così sapete quanto alta deve essere ciascuna fascia. Per quello che mi riguarda, la prima fascia lavorata col punto paglia di Vienna
è alta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti. Quando poi ho lavorato la riga che avete appena visto con due maglie alte e due catenelle, ho creato una riga di sole maglie alte e quindi poi ho cominciato il punto successivo. Ve lo mostro nel campione. Quando avrete realizzato, per esempio come nel mio caso, 7 file di quadrettini, a quel punto potrete fare la riga di maglie alte, quindi stabilite voi l'altezza di ciascuna fascia. Quando avete due maglie alte e due catenelle, farete in questo modo. Andrete a lavorare un punto alto per ciascuna maglia. Questo significa lavorare due maglie alte nello spazio del quadretto e una maglia alta per ogni maglia alta disponibile. Vedete, il quadretto è formato da due catenelle, quindi vuol dire che devo entrare e lavorare due maglie alte. In questo modo vado a creare uno stacco prima di avviare il motivo successivo. Vedete? Questo sarà il lavoro da fare al termine della prima fascia. Adesso vediamo come avviare il punto fantasia. Il punto che andiamo ad avviare io lo chiamo punto Odette, in realtà non si chiama in questo modo, ma è un punto fantasia che ho utilizzato per vari progetti che hanno questo nome, quindi chi lo conosce lo riconosce tramite questo nome. Cosa vado a fare? Vado a fare intanto una catenella, volto il lavoro e rientro nella stessa maglia eseguendo un punto basso. Io, come vedete, non ho cambiato la quantità di maglie sottostanti per aggiustarmi rispetto al multiplo di lavoro. Che cosa faccio? Eseguo intanto 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie di base dentro nella terza e lavoro un punto V, composto da maglia alta, 2 catenelle di separazione e maglia alta lavorata nella stessa maglia di base. Quindi faccio sempre 2 catenelle, salto 2 maglie di base e mi chiudo con la maglia bassa in quella successiva. Di nuovo faccio 1 e 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 2 maglie dentro nella terza e lavoro punto alto, 2 catenelle punto alto nella stessa maglia di base. Quindi faccio 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base e nella successiva lavoro un punto basso e vado avanti. Sul punto basso ricarico 2 catenelle, lavoro il punto V composto da punto alto, 2 catenelle di separazione, punto alto, 2 catenelle, salto 2 maglie di base e chiudo. Come vedete, qui non avete un numero adeguato di punti, quindi ci fate entrare il modulo lo stesso e avete risolto la differenza di maglie che eventualmente potrete aggiustare calcolando il multiplo nelle maglie sottostanti, ma non succede niente se non lo fate. Quindi vado a fare sempre 2 maglie, salto 2 punti, entro nel terzo, lavoro il mio punto V, faccio 2 catenelle, come vedete mi manca una maglia di base che dovrei saltare 2 punti e lavorare nella terza, lavoro nell'ultimo punto disponibile e questo non è un problema, quindi riesco a ricavare 1, 2, 3 e 4 motivi. A questo punto andiamo a vedere la riga successiva, questo motivo si sviluppa in 4 righe. Mi rialzo con 4 catenelle, volto il lavoro. Quello che ci interessa adesso è lavorare all'interno del punto V. Per lavorare all'interno del punto V non devo fare altro che eseguire un punto alto non chiuso, riprendere il filo sull'uncinetto, lavorare di nuovo un punto alto non chiuso e chiudere le due maglie insieme aggiungendo 2 catenelle di separazione. Ripeto nuovamente 2 maglie alte non chiuse, le chiudo insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse. Diciamo che nel motivo originale i punti da lavorare sarebbero 3 invece di 2, ma preferisco non dare troppo volume a questi punti, quindi faccio una catenella di separazione, riprendo il filo sull'uncinetto e mi sposto sul punto V successivo e ripeto di nuovo punto alto non chiuso, quindi lascio l'asola sull'uncinetto, filo sull'uncinetto, riprendo una maglia alta, estraggo le prime due asole
e lascio l'ultima sull'uncinetto. Quindi adesso chiudo, faccio 2 catenelle di separazione e rientro, eseguendo 2 maglie alte non chiuse, chiudo, 2 catenelle, 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, 1 catenella di separazione, e in questo modo andrete a procedere per tutta la riga. Quindi 2 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, separate da 2 catenelle, 1 catenella di separazione. Andiamo a lavorare l'ultimo gruppo, quindi 2 maglie alte non chiuse, 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte non chiuse, 1 e 2, chiudo insieme, 2 catenelle di separazione, ripeto nuovamente 2 maglie alte non chiuse, faccio una catenella e mi chiudo con un punto alto sulla maglia alta sottostante. In questo modo abbiamo eseguito la riga numero 2 di questo motivo. Non ci resta che avviare la riga numero 3, nella quale andremo a lavorare 4 catenelle. Voltiamo il lavoro, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare un punto alto nello spazio di tutte le catenelle che incontriamo. Quindi il primo spazio utile è questo, lavoro una maglia alta, faccio una catenella di separazione. Quindi di nuovo nello spazio delle catenelle mi inserisco con un punto alto, catenella di separazione, entro tra i 2 ventagli, lavoro il punto alto. Quindi di nuovo entro in tutti gli spazi formati dalle catenelle, quindi vedete tra il primo e il secondo gruppo entro una volta, catenella, tra il secondo e il terzo entro di nuovo, catenella, tra questo gruppo e l'altro passo e lavoro il mio punto alto, e in questo modo chiudo la riga numero 3. Nella riga numero 4 non dobbiamo fare altro che lavorare un punto alto su ciascun punto sottostante, quindi punto alto su punto alto nello spazio della catenella. Quando avremo ripassato tutta la riga col punto alto, potremo riavviare la riga numero 1. Nel pannello principale ho realizzato 3 motivi a punto odette, diciamo in questo modo, prima di ricominciare di nuovo con il punto paglia di Vienna, quindi rivediamo di nuovo il pannello. Quindi tornando al pannello, la prima sezione, come detto, è stata lavorata col punto che simula l'effetto paglia di Vienna, contate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti prima di realizzare la riga di maglie alte. Dopo la riga di maglie alte ho inserito 1, 2, 3 motivi appunto dette, ho poi ripetuto nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti con il punto paglia di Vienna e ho chiuso di nuovo con 3 motivi realizzati col punto odette. Di pannelli come questi, come detto, ne dovete realizzare 2. Per creare la misura giusta per me ho caricato 112 catenelle più una per voltare, la misura è 50 per l'altezza, 47 per la larghezza. A questo punto, quando avrete realizzato entrambi i pannelli, andiamo a fare delle cuciture. Munitevi di qualche marcapunti, così vi do delle indicazioni in merito al modo in cui possiamo confezionare questa maglia. In realtà di modi ce ne sono almeno 2 e vi do un paio di indicazioni a seconda dello stile che preferite dare al vostro progetto. Innanzitutto metto i dritti faccia a faccia e i rovesci verso l'esterno, in modo da fare le cuciture sul rovescio per poi rigirare la maglia. Fate in modo che i 2 pannelli vadano a corrispondere. Soprattutto quando facciamo la cucitura, quello che dobbiamo attenzionare è proprio dato dalle righe di maglie alte che sono presenti in tutti e 2 i pannelli. Quindi dobbiamo fare in modo che le righe di maglie alte coincidano perfettamente, di modo che la cucitura sia eseguita in modo perfetto e quindi una volta indossate le righe vadano a corrispondere perfettamente, dando senso di uniformità. Fate questo lavoro inserendo magari più di un marker, in modo che i pannelli siano ben fermi e non vadano a slittare tra di loro. Quindi prendo alcuni marcapunti e comincio proprio tramite le maglie alte, le fasce di maglie alte, a bloccare i 2 pannelli tra di loro. Quindi blocco in fondo, e blocco magari in questo punto.
Non vado più in alto perché adesso quello che devo fare è stabilire lo scalfo della manica, che sarà di 16-17 cm per la taglia S, e per ogni taglia in più si aggiunge un centimetro, quindi io di solito mi attesto intorno ai 18. Quindi mi munisco di centimetro e mi vado a calcolare 18 centimetri, che sono 1, 2, 3 quadretti, 1, 2, 3 quadretti, esattamente in questo punto. Ok, quindi vuol dire che questa sezione sarà quella che dovrà essere cucita, mentre questa la lasceremo aperta per poter creare le maniche. Ovviamente gli stessi marker andrete a sistemarli dall'altra parte. E poi, senza che vado a riprendere il centimetro, conto 1, 2, 3 quadretti. Vedete, in corrispondenza del terzo quadretto andate a posizionare il marker finale, che ci indica appunto la profondità del nostro scalfo, e questa sarà l'altra cucitura che andremo a fare. Le cuciture possono essere eseguite sia con l'ago che con l'uncinetto a seconda delle vostre capacità. Adesso dobbiamo decidere lo scollo. Per quanto riguarda lo scollo, l'ampiezza potete stabilirla a seconda del vostro gusto. Io ho un pannello di 50 cm, quindi la metà è questa. Posso decidere di lasciare per esempio 10-12 cm per parte, in modo da avere uno scollo da 20-24 cm. Poi dipende ovviamente da come preferite indossare la maglia. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 tra il quinto e il sesto motivo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi qui vado a sistemare il mio marker e vado a calcolarmi in questo modo, a misurarmi la scollatura, che è di 22 cm, secondo me è giusta. Quello che voi potete fare eventualmente è non cucire in modo definitivo lo scollo, di modo che quando faremo la fase successiva con le maniche, eventualmente riprovando il pezzo, potete valutare se applicare qualche modifica. Per la cucitura del pannello vado a lavorare con l'uncinetto, ma volendo potreste prendere l'ago. Rimuovo il primo marker, sovrappongo bene i punti e procedo a maglia bassa. Quello che dovete fare è far corrispondere i quadretti sui quadretti, le maglie alte sulle maglie alte, così che quando avrete finito la cucitura il motivo avrà una continuità tra il davanti ed il dietro. Quindi procedo a maglia bassa, avendo accortezza di non far slittare tra di loro i pannelli. Quindi vedete, i quadretti si devono vedere bene. Lavoro sulle maglie alte. E qui ci sono i quadretti. Se cercate di entrare nelle maglie invece che da accavallare, quando avrete risvoltato la maglia, perché vi ricordo che siamo sul rovescio, non ci dovrebbe essere traccia della cucitura. Quindi cercate sempre di entrare nei punti e non di accavallare sotto quando vi trovate per esempio nei quadretti. Una volta fatte le due cuciture laterali, ho rigirato la maglia e intanto mi sono avviata anche una manica che ho deciso di realizzare in un modo un pochino diverso. Nel punto in cui avevo sistemato il marker per determinare lo scollo, ho realizzato soltanto 4 punti. In questo modo ho collegato il pannello del davanti con il pannello del retro soltanto per 4 maglie e ho lasciato aperta la sezione restante, sulla quale ho riavviato in righe di andata e ritorno la manica, riavviandomi prima con il punto paglia di Vienna, poi ho fatto solo un motivo Odette e di nuovo il motivo paglia di Vienna.
Tutto il primo motivo, realizzato col punto paglia di Vienna, composto da 1, 2, 3, 4 e 5 quadrettini, l'ho lavorato in righe di andata e ritorno, partendo da questo punto e arrivando al punto opposto. Quindi, nel giro delle maglie alte ho congiunto, ho aggiustato il numero di maglie per accogliere il multiplo successivo, che è appunto di 6, ho realizzato nuovamente un motivo e poi ho replicato questa fascia nella parte sottostante perché non volevo comunque una manica lunga. Nel momento dell'indosso avrete questa sorta di spallina, per quanto piccola, sulla spalla alla fine dello scollo. Avrete la spalla in vista e quindi poi si determina la manica. Se avere la spalla in vista non vi piace e preferite una manica classica, niente di più semplice: dal punto in cui avete inserito il marker, cucite il pannello del davanti col pannello del retro in modo tradizionale e lavorate in tondo sullo scalfo, recuperando le maglie come disponibili. In questo modo avrete una manica chiusa ed uno scollo taglio a barca. Io invece ho deciso di creare una manica leggermente aperta e adesso vi mostro con l'altra come si procede per realizzarla. Riprendo il filo e realizzo un'asola con l'uncinetto e vado a ripartire. Vedete? Questo lo possiamo fare anche alla fine, i 4 punti, e vado a ricongiungermi qui alla fine del pannello, diciamo, anteriore. Vado a realizzare un primo punto alto, poi faccio 2 catenelle e quindi comincio a cercarmi i punti di accesso per lavorare 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione, che sono la base per poter lavorare il punto paglia di Vienna. Quindi faccio 2 catenelle, magari salto, vedete, la maglia alta dentro nello spazio successivo e mi inserisco con le 2 maglie alte, faccio 2 catenelle, vedete, salto questo punto e vado ad entrare nei 2 punti successivi, lavoro 1, 2, faccio di nuovo 2 catenelle, salto questa maglia ed entro in quella successiva. Voi dovete sempre calcolare di saltare 2 maglie di base. Quindi, se volete la manica chiusa, dovete cucire questo tratto sulla spalla, ricominciare esattamente come vi sto mostrando, però in quel caso dovendo chiudere comunque i giri. E procedo lavorando 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione fino ad arrivare sul lato opposto. Quando avete raggiunto il lato opposto, quindi abbiamo lavorato fino a completare il giro, come detto non chiudiamo ma torniamo indietro. Quindi l'operazione è semplice: accertatevi di avere lo stesso numero di quadretti dell'altro lato e ricominciate facendo la riga numero 2 di questo motivo, che vi ricordo essere punto alto, catenella, maglia bassa nel quadretto, catenella e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti. Faccio la catenella, la maglia bassa e la catenella e 2 maglie alte sulle 2 maglie alte sottostanti. Catenella, punto basso lavorato nel quadretto, catenella, maglia alta, maglia alta. E così facendo, lavorando in righe di andata e ritorno, andrete a fare questa prima sezione. Realizzata la fascia con il punto paglia di Vienna, ho ripassato con la riga di maglie alte. A questo punto smetto di lavorare in righe di andata e ritorno e non faccio altro che chiudermi sul primo punto realizzato. Quindi, una volta chiuso il lavoro, la manica presenterà questo taglio, vedete, dalla spalla, e da questo momento in poi lavoreremo in tondo
lasciando solo questa come apertura. Volendo, potreste realizzare un'apertura meno profonda o più profonda, a seconda di quante righe in andata e ritorno decidete di realizzare. Possono essere poche, ma anche tutta la manica potrebbe essere lasciata aperta nella parte alta. A questo punto vado a fare la catenella, rientro nella stessa maglia e ricomincio con l'altro punto fantasia. Salto due maglie di base, entro nella terza, lavoro il punto V, di nuovo 2 catenelle, salto 2 maglie di base e nella terza chiudo. Volendo potete aggiustare il numero di maglie alte affinché corrisponda ad un multiplo di 6 e quindi poter eseguire più facilmente il lavoro. Se non l'avete fatto vi mancheranno 2 punti, non succede niente. Tornando all'altra manica, io ho realizzato solo un motivo per poi continuare con il punto paglia di Vienna e chiudo con la maglia alta, quindi la manica non sarà lunghissima, ma come detto voi potrete procedere anche per la manica lunga se lo preferite. Terminata anche la seconda manica, vediamo come creare quei 4 punti che ho utilizzato per unire il pannello anteriore con quello posteriore. Entro in un punto, realizzo una maglia bassa più una catenella. Quindi cosa faccio? Vado nel punto di fronte, entro, pesco l'asola e la passo. Quindi riprendo il filo sull'uncinetto, vado nella maglia successiva, eseguo un punto alto, libero l'asola, entro nel punto di fronte, passo l'asola indietro, riprendo il filo sull'uncinetto e lavoro la terza maglia. Lascio l'asola, entro nel punto successivo, passo l'asola all'indietro, di nuovo lavoro una maglia alta, quindi di nuovo prendo l'asola, la passo e la chiudo anche perché di punti ho deciso di farne solo 4, quindi taglio il filo. Fermo tutti i fili lasciati in giro sulla maglia, a questo punto il progetto termina e vedendola indossata potrete rendervi conto del taglio particolare che ho voluto dare sulle spalle. Avete visto dunque che realizzare questo progetto è davvero facile e diciamo anche alla portata di tutti, non c'è da fare calcoli particolari. Infatti in questo progetto abbiamo eseguito una semplice lavorazione a pannello, dove l'altezza del pannello si prende semplicemente partendo dalla propria spalla e raggiungendo il punto in cui si vuole che arrivi la propria maglia. Quindi per quanto riguarda la larghezza del pannello si prenderà la propria circonferenza maggiore, che potrebbe essere o quella del seno o quella dei fianchi. Alla vostra circonferenza aggiungete un paio di centimetri per la comodità. In questo modo saprete quanto largo fare il vostro pannello. Vi ricordo il mio essere di 47x50. Cosa rende particolare questa maglia è senz'altro la lavorazione, nella quale ho intervallato 2 motivi molto particolari. Il classico punto det, come io amo chiamarlo, questo punto fantasia che abbiamo utilizzato tante volte, che è sempre elegante e raffinato, accostato ad un punto che imita la trama della paglia di Vienna. Alternando questi punti su un totale di 4 righe, ho creato questa texture davvero molto particolare. Ciò che rende ancora particolare la maglia è senz'altro la manica. Infatti, una volta realizzati i 2 pannelli, andranno cuciti e si andrà a lasciare lo scalfo manica, quindi si andrà a decidere anche lo scollo. Invece di cucire la spalla e quindi riavviare sullo scalfo la manica, ho deciso di non cucire la spalla, di riavviare la manica in righe di andata e ritorno per una parte e poi in tondo per quella successiva. In questo modo, come vedete, ho un'apertura a goccia discreta che non mi fa scivolare la maglia, che quindi non mi lascia troppo scoperte le spalle, che va a dare quel tocco di originalità al progetto. Chiaramente se preferite uno scollo più profondo o meno profondo, oppure se preferite una manica tradizionale, basterà cucire la spalla e quindi riavviare il lavoro sullo scalfo normalmente, quindi lavorando in tondo dall'inizio e non da metà della manica,
Come vedete, ho fatto in modo che le fasce corrispondessero, che quindi la fascia appunto paglia di Vienna corrispondesse alla fascia sulla maglia, cercando di dare comunque uniformità. Attenzione alle cuciture, facciamo in modo che i motivi vadano a corrispondere, così quando si va ad indossare la maglia c'è questa uniformità nel disegno tra il pannello anteriore ed il pannello posteriore. Per quello che riguarda la realizzazione del progetto, io ho scelto il cotone trovandoci in un periodo di passaggio dove non è troppo caldo, non è troppo freddo, quindi ho preferito una manica tre quarti invece di una manica lunga ed un cotone bello corposo che permettesse alla maglia di essere confortevole, calda il giusto e quindi mi permettesse di affrontare questo periodo di passaggio. Chiaramente potrete utilizzare qualsiasi filato di cotone di vostra scelta, apportare la modifica alla manica come vi ho già spiegato, piuttosto che alla lunghezza. Soprattutto potete utilizzare tanti colori diversi, anche fasce di colore se lo preferite, se avete da smaltire dei filati di cotone avanzati, bellissimi anche i filati lurex. Se invece state già pensando ad un progetto autunnale, la maglia può essere facilmente replicata anche con lane ed acrilici. Spero di avervi dato uno spunto utile con questo progetto, non mi resta che ringraziarvi per avermi seguito e rimandarvi al prossimo video tutorial.